Va ora in onda Rebelot. Oh, well, everybody said about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Rebelot del giovedì 15.05, 24 settembre 2015. Eccezionalmente in video oggi. Non solo la mia bella faccia, che infatti non si vede, Marco Pinti, eccolo qui. Non solo Lorenzo Astolfi, che deve essere criptato perché sei ancora minorenne. Ma si può fare, si, si può fare, amico mio. Ma soprattutto la bella faccia di Armando Siri, responsabile economico di noi con Salvini. Che come fa uno a avere una bella faccia se si occupa di economia? E questa, vedi, di questi tempi, che bella faccia che ha lei. Sei un'eccezione. Prima di parlare di economia e di tante altre cose, però la rubrica che tutto il mondo ci invidia, ossia quella delle ricorrenze. 24 settembre, se siete nati oggi, mi siete un po' registi e un po' free freak, tipo Pedro Almodóvar, 1949. Ti piace Pedro Almodóvar? Beh, sì, è geniale, dai, a modo suo, perché a te piace? Guarda, tantissimo, io proprio amo anche la tua rubrica. Bravo, lo so che sei terrorizzato. Un po'. Allora, per tutti quelli che amano i giri lunghi, 622 dopo Cristo Maometto completa il suo giro dalla Mecca a Medina. È andato a piedi, ci ha messo anche poco, bisogna... Dagliato è come podista. Se si fosse limitato a fare il podista non era niente male. Beh, in questi tempi c'è chi ci prova, esatto, no? In qualche modo. Esatto, esatto. Podista va bene, eh? Ed è sempre una giornata buona per dichiarare l'indipendenza. Nel 1973 era la volta della Guinea-Bissau, che è indipendente. È indipendente. Loro sì, tu. Esatto. Vedi? Hai capito. Il Veneto no. È così. Vedete, Veneti, è colpa vostra. Vi passa avanti a Guinea-Bissau. Allora, se volete vedere le nostre facce, dovete possedere un personal computer. Oppure potete andare a comprarlo per l'occasione, è una buona occasione per comprarlo, adesso non voglio fare della megalomania, e potete andare, penso, su YouTube, io cerco alla parte tecnica uno sguardo d'intesa di Vincenzo De Maio mentre vi do queste informazioni tecnologiche, per vedere la nostra faccia potete andare su YouTube, dopodiché scrivete Rebelot. Però il modo più facile è sicuramente quello di andare su radiopadania.org. Segui la diretta, vedi lo streaming, c'è scritto le in belle... alto a destra, c'è in alto a sinistra c'è scritto streaming. C'è un pulsantone, le belle facce e siamo noi. E cerchi di rimanere lì. Sì, c'è, uno c'è, ad esempio. Resistenza ci vuole. Uno sta anche decidendo di vederci e non solo di sentirci. Io non lo so, ormai ve l'ho detto, andate su radiopadania.org e lì ci trovate. Anche se poi il bello della radio in realtà è quello di, ma infatti, no, della voce, esatto, rimane questa area di mistero su chi, esatto, dall'altra parte del microfono. È un elettrodomestico che parla e basta. È affascinantissimo, tra invece l'altro. No, per uno è anche bello vederci, va bene, ti salutiamo. Per ora abbiamo questo ascoltatore, se volete potete farlo anche voi, come sta facendo questo uno, andando su il sito di Radio Padania. Pensate che sbalzo tecnologico, mi sento come Geronimo la prima volta che l'ha messo sul treno. Era un po' nervoso. Ma non siamo qui a parlare di me, non siamo qui a parlare di Lorenzo Astolfi, purtroppo siamo qui a parlare di economia e temi di questo periodo. Lo facciamo, non diciamolo troppo così che poi la gente cambia, si cambia canale, vero, dice, hai oddio, volevo avere un po' di buone notizie, non fatemi pensare troppo, già i guai sono tanti, già sono le tre. Esatto, se vuoi parlare, cioè, di economia, basta, vabbè, no, possiamo provarci. State con noi anche se ci proviamo. Facciamo così, non partiamo da economia. No, non partiamo da economia. Partiamo da educazione fisica. Educazione fisica, dai, però è quella roba lì che non vuole fare nessuno. Sì, educazione fisica è una roba che dice, oddio, educazione fisica, vabbè, oggi tu la non fai. C'è niente. Vabbè, ovvio. Non c'hai l'esonero. E parti con la tuta da casa o ti cambi direttamente a scuola? Le grandi domande di la mia educazione fisica è alzarmi dal letto, andare sul divano, dal divano alla cucina, dalla cucina al letto. Hai capito? Questa sì che è educazione fisica. Vabbè. Allora, da educazione fisica facciamo che abbiamo l'esonero, possiamo andare su altre materie, perché la cosiddetta buona scuola di Renzi, vedi come sto cercando di portare un argomento serio, aiutatemi, la cosiddetta, oggi c'è la stupidere in radio, non so cosa dirvi, la cosiddetta buona scuola di Renzi ha fatto tutto meno che mettere mano... Ma Renzi l'ha fatta l'educazione fisica, secondo ma te? Ma ti pare? No, lui ha fatto l'educazione allo show. Adesso apriamo una parentesi sull'esperienza scolastica di Renzi, guarda che tutti i traumi che provocano degli scoppiati così
nascono a scuola. Cioè, se a scuola ci fosse stato. Secondo me lo prendevano in giro. Sì. Ha proprio la faccia di quello che lo prendevano in giro. E come reagiva? Perché non riusciva a saltare bene il cavallo, secondo me. E quindi durante le elezioni. Adesso salta Renzi, vai bomba! E giù risate. Dici che andava così. E lui, secondo me, sì. Ha covato questo risentimento. Che poi ha deciso di sfogarlo a nostre spese. A nostre spese. Ma c'erano tanti sport per sfogare l'aggressività. C'era la box, c'era il canottaggio. La box però rischiava di prendere. Poteva fare il sacco. Non lo vedo col fisico di roll. Vabbè, insomma, poteva fare tante cose. Invece, come tutti gli scoppiati, ha deciso per la politica. D'altronde è quel lobby che riunisce tutti coloro che non sanno fare nient'altro. Quindi abbiate anche una certa dose di tenerezza verso coloro che vi si appassionano, soprattutto se non sono al governo, che allora insomma. Vabbè, allora. Esatto, a quel punto le loro scelte non ricadono direttamente su di voi. Ma se vogliamo dare anche così una sponda a quegli amici da casa che io so esserci, non so quanto numerosi, che si aspettano da questa radio dei contenuti, possiamo aprire un tentativo di 5-7 minuti al massimo in cui cerchiamo di parlare anche del fatto che questa riforma, la buona scuola, alla fine ha sistemato un paio di, come si può dire, rapporti di potere. Tutto Renzi ha capito che è tutto in vendita. Partiamo da questo assunto, no? Dice: vabbè, se non gli vado bene così, quantomeno se posso compro. Lui è partito dagli 80 euro, è passato ai 500 degli insegnanti, perché sapete che ha messo la carta di credito, no? Dicendo che ogni insegnante può spendere 500 euro per il materiale didattico, eccetera. Poi ha messo il preside, super preside, no? Quello che fa tutto. Poi però si è dimenticato che la scuola è un posto dove i ragazzi vanno perché dovrebbero acquisire, diciamo, informazioni, ma soprattutto non tanto informazioni che trovano sui libri, che spesso sono anche datate, no? Perché io vado a scuola, sento parlare degli uomini primitivi, della storia del 500, eccetera eccetera, e poi in realtà mi piombano lì tutta una serie di nozioni lontanissime da me, e me le fai arrivare tenendomi seduto 6 ore sul banco. E se ho 6 anni, naturalmente tu mi stai uccidendo di fatto, perché a 6 anni un bambino ha bisogno, no, di esprimersi, di giocare, di confrontarsi, di scoprire cose, la natura, la vita, il rapporto con gli altri, col gruppo, la pittura, insomma tantissime altre cose. Ecco, di questo non se ne è occupato. Ma questo secondo te perché non interessa, o perché c'è la consapevolezza che la scuola alla fine è una scatola? Interessa chi ha in mano il coperchio, interessa quanti soldi ci ho messo dentro, ma quello che ci succede dentro mi interessa poco, tanto è un parcheggio. La scuola è un posto, così come è impostata soprattutto in Italia, un posto di adattamento, cioè un luogo dove vai e comincio a insegnarti come ti devi adattare alla vita reale, che è appunto stai nel tuo perimetro il più piccolo possibile, non farti venire in mente niente, non dare sfogo alla creatività, all'intuizione, diciamo all'esprimerti per quello che sei, e adattati e cerca di ritagliarti un posticino di competizione, perché sei in competizione già a 6 anni, perché tu hai preso buono, lui ha preso bene, l'altro ha preso benino, e quindi anche questo aspetto del giudizio è davvero molto molto pesante. Cioè ti insegnano, proprio insegnano, cioè ti mettono dentro un segno per cominciare a farti adattare alla società, in modo tale che ti cominciano a nevrotizzare fin da piccolo, perché poi così da grande sarai un bel nevrotico per una società nevrotica, dove potrai essere così, covare il risentimento, essere a disagio, metterti in una condizione di prostrazione e allinearti così come la società ti vuole. Ovviamente poi sarai pronto a consumare, così almeno bella carica nevrotica andrai a consumare, no? Dice, i soldini cosa faccio? Li spendo, allora mi compro questo qua, è la spesa compulsiva nel tentativo di riappropriarmi di me stesso. E questa è una cosa molto più sottile da quello che la politica, diciamo, è in grado di proporre nei dibattiti, così, del quanti insegnanti abbiamo assunto, quanti abbiamo regolarizzato, perché lì ci sono i bambini. Ci sono i nostri bambini, ci sono i ragazzi. Allora, noi ad esempio su questo pensiamo che la scuola debba essere un posto dove non si insegna ma si educa.
exducere, cioè tirare fuori qualcosa che è dentro di te, farti esprimere. Noi spendiamo, ti do questo dato, noi parliamo adesso di università, lo Stato spende 70.000 euro l'anno per ogni studente universitario, che poi puntualmente che cosa fa quando ha finito il suo percorso universitario? Dove va? Da McDonald's se è fortunato e resta in Italia, se no va all'estero. E se no porta le sue capacità, i suoi talenti, le sue, diciamo, ambizioni, se vogliamo, le porta fuori, perché in questo paese non c'è spazio. I ragazzini più piccoli invece, appunto, li mettiamo in adattamento, non gli diamo la possibilità di esprimersi. Allora, secondo me, dai 5-6 anni fino ai 16 anni dovrebbe esserci un percorso comune per tutti, dove almeno fino a 13 anni non ci sono i giudizi, ma dove conta di più invece lo stare insieme, l'esprimersi. I bambini hanno bisogno molto di integrarsi, perché poi da adulti nevrotizzano quell'atteggiamento. Anche perché un bambino tipo Renzi, tornando allo scherzo di prima, ma comunque un bambino che poi diventa un adulto problematico, 9 volte su 10 è uno che già in prima elementare gli hanno detto tu non sei bravo. Certo, è il problema dell'autostima. E dopo un po' uno si adatta. Beh, se dicono che sono cattivo, faccio il cattivo, non solo. Ormai quello si aspettano da me e quindi io interpreto quel ruolo. Ma c'è un problema grave, un problema dell'autostima. Oggi la gran parte della difficoltà di socializzazione e di realizzazione dell'individuo è tutta legata al grado di autostima che ciascuno ha. Il problema dell'autostima, che è poi legato alle sindromi depressive, all'atteggiamento, diciamo, no, a cui questa società ti spinge, no? Una società competitiva, una società che ti castra, se vogliamo, che ti adatta, che ti dice ti devi accontentare di quella cosa, è una delle ragioni per cui moltissime persone, ad esempio, fanno un lavoro che non gli piace, però lo fanno. E allora giustamente il bambino, che è ancora sano, quando il papà torna a casa e lo sente solo lamentarsi, il bambino dice scusa papà, perché fai un lavoro che non ti piace e lo fai tutti i giorni? Perché dal punto di vista del bambino dice scusa, perché fai una cosa che non ti piace, io non lo farei. Poi in realtà anche al bambino viene insegnato che deve fare anche quello che non gli piace, perché il mondo è così e lo devi accettare per come è e non farti venire in mente di poterlo cambiare, perché sennò fai una brutta fine. Del resto è successo a tantissimi esempi che fanno parte della nostra cultura, no? Ne abbiamo uno spesso che si discute esposto, se appenderlo o no, esatto, in aula, ma non ci della si... serie, non farti venire in mente, perché esatto, sennò poi fai una brutta fine. Non ci si domanda mai. E allora purtroppo quella è la condizione. E lì tu cosa fai? Costringi una società a non esprimere anche le proprie diversità, le proprie ambizioni, le proprie caratterizzazioni. E ad esempio, se tu fino a 16 anni, fino ai 13 non metti il giudizio, dai 13 ai 16 e poi fino dai 16 ai 18 tu fai la specializzazione, tu a 16 anni hai già un po' più le idee chiare, no? Allora fino a 16 anni fai il percorso comune, a 16 anni dici benissimo, cosa voglio fare? Se da grande vorrò andare all'università, allora scelgo un certo tipo di specializzazione. Se invece io a 18 anni ho voglia di andare a lavorare, devo avere la possibilità di poter andare a lavorare, perché noi abbiamo costruito un sistema per cui ti tengono all'università fino a 25, 26, 27 anni, semplicemente perché non hanno da offrirti nulla, e ti costringono a stare lì, a stare lì, a stare lì, a parcheggiare, a studiare, a fare i laboratori, gli esami, i crediti, le cose, e poi esci e devi cominciare tutto da capo, perché in realtà non sai niente di quello che è la vita vera, il lavoro vero. Io mi domando perché una volta si facevano le magistrali e uscivano, soprattutto le ragazze, potevano andare a fare le maestre a scuola, all'asilo, no? Ed erano bravissime maestre. Io ho avuto una maestra eccezionale, cioè non mi sento, diciamo, invalidato per il fatto che ho avuto una maestra che ha fatto le magistrali invece di fare l'università, socio, psico, cosa, formazione primaria, secondaria, terziaria, eccetera. Cioè ho avuto una maestra che mi ha insegnato le basi, di cui sono molto contento. Allora perché invece oggi non possiamo più? Perché non possiamo più avere le ragazze che a 18 anni possono andare a fare le maestre, all'asilo, alla scuola elementare? Cioè devono fare l'università, 5 anni di specializzazione. Ecco, questo non lo trovo giusto. Cioè c'è una possibilità che si deve dare. Se tu a 18 anni vuoi andare a cominciare a lavorare, dai 16 ai 18 ti fai la tua specializzazione, poi puoi anche fare dei corsi alternativi mentre stai lavorando, eccetera, va bene, puoi fare degli approfondimenti, la società è cambiata, è vero, lo sappiamo, eccetera, ma a furia di dire la società è cambiata, le cose sono cambiate, a un certo punto abbiamo creato un'esagerazione, perché poi
tutto questo atteggiamento del voler cercare il pelo nell'uovo cosa ha portato? Ha portato sempre più insicurezza di fatto, eh? Sì, il paradosso che mi sembra di cogliere è che da una parte c'è uno sviluppo tecnologico, uno sviluppo anche della conoscenza fortissimo, dall'altra c'è un'involuzione del sistema educativo a livello medievale ormai, perché l'Italia poi è l'esempio di un paese bloccato, no? Dove se tu sei figlio di un avvocato è probabile che avrai degli strumenti, se tu sei figlio di un lavoratore dipendente medio oppure di un piccolo imprenditore, perché ormai anche loro sono scivolati verso la base della piramide, probabilmente non riuscirai ad avere gli stessi strumenti, e questo viene sempre più accettato come un qualcosa che è inevitabile. C'è un problema che, allora, i primi strumenti te li dovrebbe dare la famiglia, naturalmente. Poi abbiamo un altro problema, che è l'invalidazione della scuola come istituzione. Cioè ormai la scuola, il maestro non ha più nessun tipo di, non solo autorità, ma spesso anche autorevolezza. Per cui davvero il maestro non può rimproverarti, il maestro non ti può mettere in castigo, il maestro non può chiederti un certo tipo di grado di rispetto anche verso i compagni, eccetera. E certi maestri si trovano delle situazioni veramente difficili, famiglie difficili, per cui aggrega 20 ragazzi, no? Dove ognuno arriva da realtà completamente diverse, perché sai, la prima educazione la fa la famiglia. Poi noi abbiamo anche il tema dell'integrazione, quindi abbiamo tanti aspetti nuovi con cui ci dobbiamo confrontare. Però, detto questo, i bambini sono bambini, per cui è chiaro che se non sono abituati a casa ad avere un certo tipo di condotta, di interazione, di relazione, e poi a scuola si esprimono così come hanno imparato a casa. Anzi, la scuola diventa una distonia. Cioè la scuola diventa qualcosa di distonico rispetto a quello che io vivo notoriamente in famiglia, perché poi c'è il fatto dell'affettività, e quindi la famiglia ha un valore più grande rispetto alla scuola, perché in famiglia ho tutti i miei gradi di affettività maggiore. Quindi questo purtroppo dovrebbe essere questa l'urgenza di un modello scolastico nuovo. Invece da noi le riforme, le buone scuole, queste robe sono solo quanti soldi, quante assunzioni, quanto potere in più hai elettorale di fatto, no? Certo. Perché se tu assumi 20.000, 30.000, 40.000, no? E cos'è? Hai fatto il mercimonio di fatto, hai preso maggiori consensi, minori consensi a seconda di quante persone hai sistemato. A proposito di voti di scambio, di scandali poi, no? Perché esatto. Quello che sta avvenendo oggi, c'è Berlusconi sotto processo col discorso lì delle compravendite di 2 o 3 senatori, di De Gregorio. Ma quello che sta avvenendo oggi è veramente, Renzi, su vasta quello che scala. Sta facendo è veramente una roba non incredibile. Puoi farlo al dettaglio, è un non commercio. Puoi farlo al dettaglio, è vero, devi è vero. Farlo e soprattutto devi poter offrire posti e non soldi, esatto. Lì è Berlusconi veramente in modo vecchio, pensavo fosse un calciatore, sì, capito? Esatto. Quanto ti do? 100.000, cioè, non si ha, no, devi offrire, devi offrire sottosegretariati, esatto, dirigenze varie, una roba così, creare un niente apposta e farlo presidente. Però di fatto, nonostante questo, il PD è stato estremamente criticato, e anche Renzi è stato estremamente criticato da buona parte anche di quelli che tradizionalmente stanno da quella parte politica, perché non è stato in grado di rispondere ad esigenze che sono esigenze davvero educative, cioè di modulo educativo, perché lì ci vanno appunto quelle che poi saranno le nostre generazioni. Noi abbiamo prodotto una generazione di insicuri. Cioè basta guardarsi intorno, non credo di dire niente di strano, i ragazzi di oggi sono estremamente insicuri, lo chiedo Lorenzo. Ecco, Lorenzo, i ragazzi di oggi sono estremamente insicuri rispetto a quanto non potevamo essere noi. Adesso non voglio fare quello, no, perché io a me piace perché Lorenzo proprio è il nostro panda, no? Ogni tanto si dice i giovani, noi ce l'abbiamo il giovane dice il panda, esatto. Beh, io magari sarò lievemente noiosino, però secondo me ha ragione ciò che dice Armando, cioè in tutto ciò che dice Armando c'è solamente che ragione, perché io conosco tanti ragazzi della mia età, magari qualcuno più grande, magari qualcuno più piccolo, scelgono di andare all'università perché non hanno voglia alcuni di lavorare, ma altri perché sono obbligati ad andare, perché sennò sto a casa e cosa faccio? Peso sulla famiglia, però anche l'università pesa sul costo della famiglia. La famiglia ti deve dare la possibilità di studiare fino alle superiori, e già quello lì è un aiuto, perché adesso come adesso, con l'economia che gira adesso, anche le superiori sono un costo. Spendere 600-700 euro per alcuni settori, tipo l'alberghiero, ti costa 600-700 euro tra libri e divise, perché per i primi 3 anni studi tutte e tre i rami, dopo alla fine ne scegli uno in terza e continui, e dunque anche quello lì è già un investimento.
finite le superiori, io dovrei avere la possibilità di avere almeno la scelta di un lavoro. Cioè, io ho studiato quello, mi dà la possibilità di provare a fare la pratica del lavoro. Perché adesso come adesso, le persone che vanno anche a fare elettronica e ti smontano un computer, non sanno cosa non sanno quali sono i pezzi. Non mi funziona il computer, devo cambiarlo. Non sanno quali sono i pezzi. Non hanno la manualità di cambiare il pezzo. Però in teoria sanno che il pezzo A andrebbe sul pezzo B. In teoria sono bravissimi. Se tu gli dai il foglio, la scheda madre del computer, in carta intendo, e tu gli dici cos'è questo pezzo qui, loro te lo sanno dire quale, ma non lo sanno cambiare. Invece una persona che è nata nel 50, nel 60, non ha mai studiato, ha certo. sempre lavorato, sa qual è il pezzo da cambiare. La scheda non te la sa leggere, ma ti sa mettere a posto la macchina, ti sa mettere a posto il computer o ciò che sia. Nel 2015 dovrebbe essere ancora più facile, perché è molta più tecnologia di prima, e invece non succede. Chiami un tecnico adesso e ti sistema la parte leggendo, chiamando, meditando su cosa fare. Va così. Attualmente va così. E questa direi che è una risposta non da insicuro. No, no, è una risposta lucida di chi ha effettivamente sulla esperienza che vive quotidianamente, e anche un'esigenza, un bisogno certo. fondamentalmente. Lui dice giustamente: io voglio poter uscire da scuola e voglio anche scegliere di non fare per forza l'università, che ormai per certi versi, come dice Lorenzo, è diventato anche un parcheggio, cioè un posto dove vado, cerco un indirizzo e poi vedremo quello che farò. Una volta l'università era la vocazione: voglio fare il medico, voglio fare l'avvocato, voglio fare l'architetto perché ho passione per il disegno, eccetera, o l'ingegnere, eccetera, eccetera. Adesso è diventato un parcheggio, e tanto i nomi dell'università, non so se l'avete ultimamente sentiti, cioè i corsi di laurea si chiamano in modi assolutamente ormai assurdi, cioè faccio il corso di scienza dei linguaggi comparati con l'educazione multimediale, cioè dici: ma cosa fai? Cioè, cosa studi? No, perché che poi ti deve ripetere il titolo. Faccio poi c'è, esatto, c'è scelto, tu perché chiaramente non c'è l'idea, tant'è che questi vengono fuori e poi, come dice Lorenzo, non sono in grado di relazionarsi con la realtà. Una volta io ricordo che c'erano i ragazzi che uscivano dalla scuola superiore e poi potevano andare a fare, non so, il meccanico, potevano andare a fare il carrozziere, potevano andare a fare l'elettricista, potevano andare a fare tutti questi mestieri. Per cui adesso si sta perdendo l'abitudine, perché c'è stata un'invalidazione. Cioè, se tu fai il meccanico, l'elettricista, l'idraulico, piuttosto che qualunque altro mestiere manuale, sei invalidato rispetto alla società. Perché come non vai all'università? Come fai quel mestiere lì da sfigato? Però quando ti si rompe la macchina... Quando ti si rompe la macchina, ormai trovi o il vecchietto ormai vuole andare in pensione ma non riesce ad andare perché dice: se chiudi tu qui non troviamo nessuno. Oppure chi trovi? Dai un po' tu la risposta. Trovo Abdul, che è un bravissimo ragazzo e trovi Abdul. Ed è molto contento di fare il meccanico. Bravo. Esatto. Questa è la realtà, capito? La realtà è questa qua, per cui non c'è più un ricambio, perché non c'è stata più la cultura, non c'è stata più la cultura perché c'è stata un'invalidazione di partenza. Cioè, nessuna famiglia ti dice: trovati un bel posto, vai a fare il meccanico. Hai un mestiere in mano, una volta si diceva. Sì. Non so se ve lo ricordate. No, non si diceva: hai un pezzo di carta. Si diceva: hai un mestiere in mano. E con un mestiere in mano tu non sei mai in difficoltà. Non ti trovi mai in braghe di tela con un mestiere in mano. Perché bene o male qualcosa riesci a trovare da fare. Invece oggi purtroppo il mestiere in mano non ce l'hai. Chi ti dovrebbe dare la possibilità di lavorare, giustamente, deve cominciare da capo e non a tempo di insegnarti l'ABC, perché dovresti arrivare già un pochino, e poi devi essere disposto a farlo, perché poi c'è anche l'altro tema: sei disposto tu a farti dire dal capo, farti rimproverare, farti dire, perché oggi c'è anche la mancanza di cultura a questo. Cioè, tu ormai se vai dal capo che ti tratta un po' malino, che ti dice, ma poi una volta, no? Il mestiere sì. Si insegnava così, no? Lo rifacevi 10 volte finché non lo facevi bene. Ma ti dovevi beccare questa situazione qua. Sei disposto a farlo oggi? È un cortocircuito che abbiamo messo sul tavolo. Ne parleremo ancora dopo la pubblicità, anche con voi a filo diretto, SMS, ma dopo la pubblicità. A proposito di competizione, di Eye of the Tiger, io prima delle interrogazioni la sentivo, cioè c'era tutto uno stress a scuola, che in effetti avevi bisogno di arrivare lì come se dovessi fare un incontro di pugilato.
Questo da una parte è forma, forse, non lo dipende so. Che età hai, ripeto, dipende sempre che età hai, perché se sei bambino è un conto, se sei comunque già più ragazzino, hai già strutturato la tua personalità, allora un certo grado di competitività ti fa anche bene. Però qua il punto è che la competitività inizia a 6 anni, e a 6 anni i bambini devono cominciare, no, piuttosto a socializzare, stare insieme, rassicurarsi su se stessi, perché è un grosso tema anche quello, dicevamo prima, rispetto al tema poi dell'autostima, dell'insicurezza di fondo. Ecco, quindi stiamo parlando di scuola e parlando di contenuti, lo stiamo facendo con Armando Siri, responsabile economico e formazione, ecco cosa salta fuori anche di noi con Salvini, vedi comunque hai la competenza anche per la scuola. Però essendo noi con Salvini dovresti parlarne in dialetto napoletano. Ma Salvini non è solo napoletano. E no, è noi con Salvini, dal Rubicone. Salvini è solo in giù. Da sopra chi ci sta? Da sopra c'è la Lega. Ah, c'è la Lega, ma è sempre Salvini però. È sempre Salvini. Allora va bene. Quindi dai. Sei sempre. Dici solo perché non sai il napoletano, sennò ti avresti iniziato. Va bene, quindi stiamo parlando di scuola, come vedete, con una serietà alternante, spero la possiate apprezzare, che possa rendere, diciamo, il vostro pomeriggio frizzante quanto il nostro. Il nostro Lorenzo Astolfi in questo momento è rapito da uno schermo, come buona parte dei suoi coetanei, ed è giusto così, perché insomma è come un lama che rumina in questo momento, no. Esattamente, diciamo, nella sua condizione generazionale, è giusto così, continua a guardare lo schermo, non guardare me, guarda quello che vuoi. Voi che invece siete a casa e siete cresciuti in epoche più felici, dove insomma l'orizzonte era un po' più largo dei pixel di uno smartphone, potete ancora usare quei due vecchi arnesi. Il fascino del gettone, vuoi arrivare lì, parliamone. Marco, di la verità, vuoi arrivare al fascino del gettone? Io sono riuscito a fare ancora della piazzetta, del muretto. Dell'appuntamento, quello della serie mi ha detto a quell'ora tu dovevi stare lì a aspettare. Che bello, tu l'hai fatto. Io no, quello no, appuntamento poco. Prima o poi ce la racconti. Però gettone sì. Gettone gli ultimi sono riuscito a vedere. Io sono dell'85, gli ultimi gettoni, poi sono arrivate le schede telefoniche. E poi c'erano proprio gli spiccioli, sì? Quelle 500 lire, esatto. Le cose, potevi telefonare con le cabine. E ancora adesso ci sono in giro delle cabine. Sì, ci sono. Alcune hanno quel cartello molto malinconico. Quelle che funzionano, ci sono. Questa cabina verrà rimossa. Vengono proprio rimosse perché vogliono farle sparire. Sono ormai un orpello imbarazzante, no? Per questo progresso scintillante. E io volevo lanciare una crociata per salvare le cabine telefoniche, ma Salvini non so perché preferisce temi più concreti, e lui ha questa morbosità della concretezza. Meno male, queste cose secondarie, la riforma urgenze. Fornero, non lo so, altre cose secondarie come 50.000 persone. Ma sì, facciamo la battaglia che sulle se cabine ne dite, telefoniche. No? Perché avete visto che è uscito qualcuno che ha detto no, ma sono la solo riforma Fornero, ma no, la riforma No, la riforma Fornero, ma no, ma alla fine sì, ma sono 1.000+ persone, non è un tema così. Al di là del fatto che sono 50.000, ma anche se fossero state 2, sì. Capito? Anche se fossero state 2, bisognava mantenere la barricata, ma sono 50.000. Sì, sì, io ho sentito dire anche sono solo 50.000 comunque, non so se è la cosa lì siamo peggio proprio, ancora. Vabbè, siamo proprio alla fine. Per dire che tanto non certo. La traduzione dal politichese all'italiano, certo. È tanto non ci vota. Con delle situazioni dove ci sono, soprattutto per quanto riguarda le donne, che gli offrono di portargli via 42 euro al mese eventualmente, magari con pensioni che sono già al minimo ovviamente. E queste che ovviamente si trovano con l'acqua alla gola e dicono, vabbè, piuttosto, visto che sono 6 anni che sto aspettando di prendermi questa benedetta pensione, sono anche disposta a farmi portare via questi 42 euro al mese, che sono un x% su una pensione già piccolina, per cui guardate a che punto siamo, proprio al mercato delle vacche. Eh sì, questo è un po' il quadro generale. Restando però su quanto ci dicevamo prima, che magari avete ancora lì delle opinioni da farci sentire sulla scuola, abbiamo parlato più che altro di contenuti, di come la scuola è un meccanismo di adattamento che va a comprimere le personalità più che a farle esprimere. Abbiamo cercato con una proposta di Armando Siri, che è una proposta di buonsenso che cerca di mettere insieme sia la necessità che i bambini e i ragazzi si esprimano e si sentano rassicurati, sia che comunque ci sia un certo ordine nella adesso faremo una proposta, faremo anche tra l'altro un convegno a Pavia, anche con Gianmarco Centinaio, il nostro presidente dei senatori, a Pavia faremo all'università proprio una proposta di modello scolastico che non è
quello renziano degli stipendi degli insegnanti, ma proprio sui contenuti, quindi sui moduli scolastici, quindi le materie, il come proporre il metodo di educativo, insisto sull'educativo più che sull'insegnamento dei giovani e dei ragazzi, per creare generazioni che abbiano buona stima di se stessi, fiducia in se stessi, voglia di potersi realizzare nella vita senza necessariamente dover seguire il percorso obbligato che li porta poi, come abbiamo detto, al parcheggio forzoso all'università, quando magari non c'è una effettiva vocazione. Quindi noi stiamo parlando di questo, possiamo andare avanti a fare questo per ore, anche 8-9, nel senso anche su altri argomenti, ma se volete intervenire da questo momento, grazie a Vincenzo De Maio alla parte tecnica, le linee sono aperte, se insomma volete dire la vostra. È una chiacchierata oggi pomeriggio con Armando Siri a 360 gradi, abbiamo iniziato però dal tema delle scuole, quindi se riuscite state nel seminato. Aggiungo però una non cosa, voglio tarparvi le ali. Vai. No, aggiungo una cosa, scusa, prima che mi dimentichi e torno un attimo, faccio un balzo indietro rispetto al tema Fornero che è venuto. Un tema importante, è vero, noi stiamo parlando del tema esodati, pensioni eccetera, c'è un altro grosso dramma in Italia, che sapete qual è? Sono i cinquantenni che hanno perso il lavoro, sono i cinquantenni che hanno perso il lavoro, che non hanno maturato l'adeguato numero di anni di contribuzione, che sono senza lavoro e che non trovano una ricollocazione. Troppo giovani per andare in pensione. Troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi, tra virgolette, per poter accedere a un'opportunità lavorativa. E questo sta diventando sempre di più un dramma da nord a sud molto pesante. Insomma, un paese che al di là delle statistiche renziane non sembra stare tanto bene. Voi come state? Raccontatecelo. 0266 20 35 29. Abbiamo già una telefonata. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, eccoti in onda. Io ho 49 anni. Quindi sono passati praticamente 35 anni più o meno da quando io, o comunque 30 anni da quando ho finito le superiori, e ricordo che c'era, io ho fatto un professionale per il commercio, comunque c'era un continuo tentativo da parte della scuola di metterti davanti a quello che sarebbe stato il mondo lavorativo, ovviamente sto parlando delle superiori. Da quello che vedo invece oggi, io abito tra l'altro in una zona di Mantova praticamente dove ci sono scuole un po' da tutte le parti, cioè io sono in mezzo a tre o quattro scuole tra medie e superiori ed elementari, e da quello che vedo io uscendo tutte le mattine per andare a lavorare, i ragazzi, anche da quello che sento i loro discorsi, comunque sono tenuti lontano, c'è cioè il tentativo di tenerli un po' lontano dal mondo reale, come se si stesse creando, e secondo me comunque è più di una credenza, ma per me è anche una certezza, una sorta di esperimento sociale, cioè il fatto di tenere la gente, di tenere quelle che saranno le generazioni di domani il più possibile lontane dalla realtà, è un esperimento di ingegneria sociale che secondo me servirà per creare l'uomo di domani che non capisca quello che succede, ma che venga beatamente guidato dal pastore senza come un branco di pecore. Dopo grazie, magari Marco. Ditemi voi. Ciao. Grazie Marco, uno spunto veramente interessante come prospettiva. Armando, come la vedi? Sì, assolutamente. Quello che dice il telespettatore è assolutamente vero. C'è da dire un'altra cosa, lui viene da un'esperienza particolare perché era già un istituto professionale per il commercio, quindi era già indirizzato, no, aveva già preso un percorso che lo avrebbe portato poi a mettersi a disposizione del mondo del lavoro subito dopo l'esperienza, e lì andava bene perché se tu volevi fare il liceo, sapevi che facevi il liceo e poi dopo il liceo classico, il liceo scientifico, in qualche modo avresti dovuto andare all'università perché i due licei non ti preparavano a un effettivo mondo del lavoro. Però avevi tutta un'altra chance. Non dimentichiamoci che noi avevamo i geometri e i ragionieri, che erano le due grandi altre alternative che ti davano grande prestigio professionale. Certo. Cioè tu facevi il geometra e diventavi il signor geometra, e quindi potevi già cominciare a lavorare, andare negli studi, nei cantieri, a darti. E il ragioniere che faceva ancora la partita doppia, cioè il ragioniere che faceva i conti, quelli che teneva anche i conti dell'azienda, il famoso ragioniere, quello che teneva i conti. Abbiamo perso tutto questo, nel senso che tu oggi fai il geometra, fai il ragioniere, ma uscito di lì non puoi fare niente, perché devi comunque andare all'università, perché non hai nessuna opportunità,
perché devi avere la laurea in economia, perché devi avere la laurea in architettura, poi la laurea non ti basta e devi fare il master, e poi dopo che hai fatto il master devi fare lo stage ovviamente lo devi fare gratuito, e poi piano piano, piano piano forse ti ritaglierai un posticino per aprire per aprire la partita IVA esatto. Per aprire la partita IVA e sperare di poter cominciare. Sono usciti i dati a proposito della versione renziana del paese, per cui un giovane avvocato, diciamo laureato da 3-4 anni, ha un reddito di 22.000 euro lordi. Capito? Questo per farvi capire che fine ha fatto il ceto medio, le professioni, tutto il resto. Quindi siamo di fronte a questa situazione reale. Prendiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? Sì, ciao, sono Umberto, provincia di Como. Ciao Umberto, giusto? Roberto. Ah, Roberto. Ok, eccoti. Ecco, senti, io non può dire tante cose, ho sentito abbastanza il discorso. Io sono figlio immobilieri, ho fatto anch'io la mia gavetta, ho fatto qui tanti lavori. Negli artigiani, una volta mio padre mi diceva vai da quello, vai a imparare, fai così, fai cos'ha. Alla fine io faccio commercio all'ingrosso e faccio completamente un lavoro diverso da quello che era. Sì. Ovviamente se lo Stato non investe, cioè nella famiglia, che è un fondamento importante, la gente non fa figli, perché? Perché costa. È ovvio che se costa c'è un problema di fondo. Allora, se tu come Stato, come in altri paesi, vai a investire sulla famiglia, sui costi, sulle tasse, una serie di cose, si può creare una buona scuola, si può creare un sistema. Il lavoro, se io vado a studiare, neanche qui si fa la sinistra, i maestri stanno mettendo solo la gente che sono già bravi e prendono a campione, come questi 80 euro li hanno presi così, hanno preso una parte di gente che secondo loro gli va bene, il resto sono della gente che non conta niente, e li ha messi lì, come per dire questa è la nostra società. Invece non è così, la scuola deve essere neutra, io devo avere uno che mi dà la possibilità di studiare, ovviamente c'è e soprattutto con gli insegnanti che non portano la politica nella scuola, e soprattutto mettere queste nozioni. Se non c'è lavoro, non si crea lavoro, è inutile che non si va a parlare. C'è un sacco di gente che è laureata, sta a casa. Io ho una cugina che è laureata, che è infermiera, qua non riesce a lavorare, e dove va a fare i lavori che al bingo, queste robe qui, ma vi pare una roba normale. Cioè qua è tutto il cane che si morde la coda, l'economia è cambiata, il mercato è cambiato, quindi tanti lavori sono stati persi, ovviamente sono questi. E bisogna ragionare in quest'ottica. Grazie Roberto. Grazie mille, una testimonianza interessante. Prendiamo però un'altra telefonata ancora. 0266 20 35 29. State dentro il minuto, minuto e mezzo. Pronto? Ciao Marco, sono Claudio di Chiolo Po. Ciao Claudio, eccoti. Ciao a te e ai tuoi ospiti, soprattutto a Siri. Io ho fatto scusate se esco un po' da seminato, no, stavolta, ma ho fatto nella mia mente una squadra possibile di governo, perché presumo che nei primi mesi del 2016 il falsone di Firenze se ne vada a casa. Vai, in un minuto. Ci ho messo anche Siri, però a te volevo mettere, naturalmente perché ho molta stima in lui, ma invece a te Marco volevo tirare le orecchie, perché so che non sei molto addentro alla tecnologia, però l'Hangout ci serve a noi, sì? Intermettari, per scaricare le tue veramente famose trasmissioni con degli ospiti illustri, per far sentire agli altri. Noi scarichiamo l'audio, non il video, e facciamo sentire le tue trasmissioni, ma se tu non lo innesti sto Hangout a volte. Per noi è difficile, quindi ti prego, nei prossimi giorni, quando hai degli ospiti illustri come Siri, cerca di attivare questo Hangout. Va bene Claudio, grazie. Insomma, il mio luddismo deve finire dove inizia il desiderio di divulgazione degli altri. Questa è la morale della telefonata. Lo so che voi due siete tutti due su Facebook, su Twitter, cosa parla a fare voi? Io qui grazie, tanto ringraziamo Claudio, esatto. Perché te ti ha fatto degli attestati di stima, per carità, grazie a mille. Cosa non ha spiegato? Magari i rapporti col Parlamento. Ma perché no? Ma insomma, che è una noia mortale, i rapporti col Vabbè, Parlamento. Però insomma ci vuole, i rapporti con questo benedetto Parlamento ci vuole. Ma insomma, cosa deve fare? Anche perché questo Parlamento non fa altro che ricevere, ormai sapete che il Parlamento non fa più niente, nel senso che riceve dal governo quello che deve fare, poi non c'è più attività parlamentare, dibattito, dialettica, niente, tutto. Adesso
adesso poi ci sarà pure la ghigliottina, adesso ghigliottineranno anche il tentativo degli emendamenti di Calderoli di mandare E torniamo alla scuola, però sai cosa stanno studiando in questo momento quelli che devono dare diritto costituzionale? Hanno dei libri che hanno pagato dove c'è scritto la Camera dei Deputati ha il potere legislativo. Fantastico. Barzellette. Cosa vuol dire? Barzellette. Cosa vuol dire? E ti danno anche il voto. Se tu invece dici no, adesso il potere legislativo ce l'ha il governo, ti dicono no. Loro ti dico, il potere legislativo sì, ce l'ha la Camera, peccato che la Camera, che sarà decisa interamente da chi sarà al governo, farà solo quello che il governo chiede, perché non ha più iniziativa legislativa. Io sono d'accordo, ma diamo al governo anche il potere religioso, perché lo vogliamo lasciare fuori? Cioè tutto, diamo giudiziario, esecutivo, legislativo, religioso, in qualche tutto. Modo diciamo che tutto. Il potere religioso un pochino ce l'ha già, ma istituzionalizziamolo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, posso andare un attimo fuori tema? Ma puoi andare dove vuoi, ma dici anche come ti chiami, sennò... Io mi chiamo Ettore. Ettore, eccoti qua. Allora, io ce l'ho un po' con te che dalla prima trasmissione che avevi fatto parlavi di informazione. È un ramo che poi hai lasciato perdere, come se fosse una cosa poco importante. Informazione? Informazione. Mi ricordo che tu hai citato anche parecchi scrittori che hanno parlato di questo ti eri impegnato ad andare avanti su questo discorso, a fare capire come l'informazione possa decidere tutto, sì, per noi. E poi l'hai abbandonato. Ecco, qui ti do un po' una tirata d'orecchio. Vai, tira. La seconda cosa... c'è quello di noi con Salvini, no? Sì. Vorrei chiedergli quando è che parliamo invece dei trattati, i famosi trattati, cioè la cosa per cui ci stanno legando gambe, piedi, mani, cioè per cui anche se noi vorressimo fare, non so, la padagna libera, noi, lo Stato italiano ha fatto tanti di quei trattati che non riuscirebbe neanche a fare il nostro cortile libero, non la padagna. Ecco, se non mettiamo a fuoco pochi temi ma molto importanti, il terzo, quello di Calderoli, aveva parlato della semplificazione delle leggi, è stato abbandonato anche quello. Noi abbiamo leggi incomprensibili, per cui se uno è un poverino le subisce, se uno è un ricchissimo ha tanti avvocatoni che aggirano queste leggi complicatissime. Ecco, grazie, tre chiedi, Ettore, su cui potremmo fare un anno di discussione. Grazie mille. Ciao. Ettore, allora per quanto grazie mi riguarda, Ettore, sull'informazione noi cerchiamo di darvela sempre dal nostro punto di vista e con una certa onestà, separando i fatti dai commenti. Qualche volta vi abbiamo anche raccontato a chi appartengono le testate principali in Italia, quali sono i principali, diciamo così, le principali direttrici, anche quali sono i principali metodi che vengono utilizzati per sviare l'attenzione da quello che conta davvero. Riuscire a farlo tutti i giorni è veramente difficile. Noi cerchiamo di darvela un'informazione diversa e se vi fidate, insomma, fate bene ad ascoltarci. Per quanto riguarda invece i trattati internazionali, sì, dà degli spunti buoni, Ettore, lo ringraziamo, anzi lo ringrazio di questi spunti. Due spunti: uno è quello sui trattati. Io direi questo, Ettore, sicuramente il tema della libertà è un tema centrale. Noi dovremmo, ecco perché abbiamo parlato anche di scuola, prima di parlare di cortili liberi, di padagna libera, eventualmente di Italia libera, di Europa libera, dovremmo cominciare a parlare di uomini liberi, perché il problema della cultura della libertà parte appunto dalla scuola, e la scuola, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, non fa nulla per preparare uomini liberi, futuri uomini liberi, ma uomini che nascono e progrediscono nella vita sempre di più in catene, sempre di più in uno spazio ristretto dove si possono esprimere. Se noi non partiamo da lì, difficilmente potremo avere poi ragazzi che criticano i trattati. E guardate che all'università ci sono i maggiori detrattori della critica e della libertà, mentre invece li trovi magari in altri strati della società dove c'è un maggiore senso critico. Laddove i ragazzi vanno all'università vengono proprio forgiati per accettare il sistema così com'è. Se tu parli con dei ragazzi dell'università, dell'Europa, dei trattati, delle cose, diciamo, quelle che a noi, in cui noi esprimiamo le nostre criticità, loro, trovi i maggiori difensori. E lì c'è una leva psicologica che secondo me è individuato, ma ve la dico dopo le prossime due telefonate. Pronto? Ciao Marco, Walter da Mestre. Ciao Walter, eccoti qua. Un saluto anche ad Armando e allo stagista. Ciao Walter. Allo stagista un po' meno, dai. Ma no, dai.
No, perché la mia critica, avevo anche mandato un messaggio, forse è andato perduto. Comunque, io volevo dire, mi riaggancio a quello che stava dicendo pochi istanti fa Armando, al fatto della spiritualità dei ragazzi. Allora, la mia generazione probabilmente ha spinto a monetizzare il futuro dei figli, a far capire che se prendi un buon lavoro e guadagni molti soldi, vali qualcosa. La famosa frase "hai un lavoro in mano", io l'ho sentita dire da qualche vecchio quando ero ragazzino, e pur avendo fatto tutto un altro percorso mi sono reso conto che era vero. Soprattutto era vero l'orgoglio che avevano queste persone del loro lavoro. Noi gliel'abbiamo fatto passare questo orgoglio. Nessuno è più contento di fare il falegname, di fare l'idraulico, eccetera. Anzi, lo si è anche criminalizzato, perché apposta è stato parlato di quel tipo di lavoratore come dell'evasore classico. È che io credo che noi dovremmo far tornare la voglia di essere qualcosa, far venire la voglia dentro al cuore delle persone, non dentro al portafoglio. E quello che diceva Armando a proposito dell'università è stato verificato: lì ti insegnano come fregare il prossimo e come far parte di quella parte di persone che comandano il carro, non che lo trainano. Vi saluto, vi auguro buona trasmissione. Grazie mille. Grazie. Walter, prendiamo grazie. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda, come ti chiami? Mi chiamo Aldo, telefono da Torino. Beh, un attimo che spengo la radio. Bravo, tirale una martellata. No. Anche due, bravo. Un altro. Esatto, consumismo. Questo è l'Occidente. Bravo Aldo, sei sulla strada giusta. Mica tanto. Ma come? Allora, il discorso è molto semplice. Io ho sentito la vostra trasmissione a tratti, perché sono in auto, in alcuni punti sono da Torino e non riesco a prendere completamente la trasmissione. Vai e viene. Comunque, condivido personalmente tutto, è vero, io ho vissuto il post 68, sono andato in un istituto tecnico a fare elettronica, lì era un periodo di 68 rivoluzionari che tutti contro il sistema. Una volta che hanno lottato contro il sistema e si sono sistemati loro, hanno fatto dei disastri, perché a differenza degli altri che erano i baroni e che almeno le cose le sapevano, loro sono dei coglioni che le cose non le sapevano. E se tu eri in lotta continua di altri partiti attigui, sicuramente ti davano un voto più alto. Io invece li ho conosciuti bene, sono sempre stato contro, anche se mi hanno cercato di ostacolare, sono andato avanti negli studi lo stesso. Ho poi fatto matematica, ho fatto fisica a Padova, qui a Torino, però non ho fatto la carriera perché evidentemente mi mancava una cosa, non il voto, che sono sempre stato i voti massimi, mi mancava la raccomandazione comunista, perché io ero anticomunista e lo sono tuttora, oppure mi mancava il doppio cognome. Però tutto quello che avete detto è verissimo, cioè loro hanno sfasciato tutto. Da fascisti che erano prima sono diventati fascisti dopo, e non era la giustizia sociale, era l'invidia personale che gli rodeva. Adesso che siamo con il fondo schiena per terra, i vari sindacalisti contro il padrone, erano tutti per gli operai, sono finiti tutti a Roma nei vari partiti, e questo è il risultato. Grazie Aldo. E la scuola adesso non dà più assolutamente nulla, è un'area di parcheggio per disoccupati. Grazie Aldo, grazie mille. E insomma, stiamo raccogliendo anche qualche vostra testimonianza. Ci eravamo lasciati sul ruolo dell'università, dove perché poi si parte da una riflessione ancora più profonda. Ciò che fa più paura a un uomo non è la morte, è la solitudine. E come diceva Sant'Agostino nel famoso assunto "l'uomo è un animale comunitario, un animale sociale", oggi i giovani sono spinti ad andare all'università per non sentirsi esclusi dalla società, che non gli dà alternativa. Quindi questo questa è responsabilità di una classe dirigente, questa è la responsabilità di una classe dirigente politica che non ha visione sul futuro, che vive del piccolo cabotaggio quotidiano, delle piccole risse sulle poltrone, sulle questioni di potere. Ne abbiamo evidenza in questi giorni. Abbiamo un Parlamento bloccato da mesi sulla questione del Senato, lo togliamo, lo mettiamo, poi alla fine verrà fuori un aborto come è stato con le province, perché dovevamo abolire le province, basta, le elezioni di secondo livello, alla fine le province sono rimaste perché i costi erano in capo ovviamente ai dipendenti, alle strutture. Alla fine gli abbiamo soltanto tolto l'opportunità di essere votati dai cittadini, e la stessa cosa arriverà per il Senato. Perché? Perché c'è una classe dirigente che non si occupa di questi temi, non si occupa delle nuove generazioni, di dare una visione, di dare un futuro. Aggiungo e concludo quello che diceva Ettore prima riguardo le leggi. Ettore ha perfettamente ragione. Jefferson diceva: nessun cittadino degli Stati Uniti è tenuto a rispettare una legge se questa legge non è comprensibile.
E guardate che oggi abbiamo 138.000 passa leggi, tra leggi nazionali, ordinanze, direttive comunitarie, delibere varie ed eventuali, perché poi ci sono le circolari e tutto il resto. 138.000 leggi in uno Stato che dice che la legge non ammette ignoranza. È ovvio che siamo tutti ignoranti. Le leggi sono scritte incomprensibilmente, non si riesce a capirle, e c'è l'obbligo del legislatore di scrivere le leggi in modo giusto. Su questo noi non ci siamo dimenticati di questa questione. Stiamo lavorando a un testo di revisione costituzionale dove vogliamo mettere in costituzione che le leggi debbono essere comprensibili da tutti. E ne parleremo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, questi erano gli ABBA, SOS degli ABBA, giusto per dare anche un tono musicale al nostro pomeriggio, pomeriggio che stavamo dedicando alla scuola, ma non alla scuola intesa come argomento settario, come pianeta a sé, come inizio della trasformazione di una società, per tornare alla telefonata di Marco da Mantova, che sembra progettata, non so quanto coscientemente, da un ingegnere sociale per creare degli schiavi il più possibile dipendenti da chiunque altro per qualsiasi cosa. Non solo, ma adesso lo sapete che se i bambini sono troppo vivaci gli danno gli psicofarmaci? Sì, questo, cioè gli danno la pillolina. Sì. Capito? Cioè siamo arrivati a un punto. C'è il problema dell'iperattività. L'iperattività, che poi chiaramente l'iperattività è chiaro, se tu mi ingabbi lì in una situazione, no, ho 6 anni, 7 anni, ho voglia, no, so, di giocare, eccetera. Perché questo è il retaggio della scuola risorgimentale, di fatto, no? Dove i bambini erano già a 6 anni indirizzati a un concetto di adultizzazione, perché la società ne aveva bisogno in quel modo, perché a 12 anni andavano già a lavorare. Ma oggi è completamente diverso la struttura della nostra società. È chiaro che poi, se tu pensi di risolvere il problema dandogli gli psicofarmaci, crei una società che poi da adulta sarà dipendente dagli psicofarmaci. Abbiamo 3.600.000 persone che dipendono dagli psicofarmaci certificati, ne abbiamo altrettanti che non lo sappiamo. Quindi abbiamo quasi 10 milioni di italiani che si beccano le goccine, la pillolina, le cosine. Ecco, questo è lo stato d'animo. E ripeto, e questa è un'altra di quegli aspetti della società di cui la politica non si occupa, perché è come se la politica agisce solo in senso bidimensionale. Esatto. E non vede la tridimensione delle cose, no? Vede solo la bidimensione. E allora questo è un aspetto grave della politica, una responsabilità grave della politica, che poi ovviamente si riflette nella società che abbiamo, perché la politica deve indirizzare la società, dovrebbe dare la visione, dare il passo, offrire questa famosa educazione, ma invece oggi la politica è vittima del consenso e quindi agisce soltanto nel dire qual è il tuo bisogno immediato. Se il tuo bisogno immediato è quello della pillolina, toc, ti do la pillolina, mica vado a vedere le cause, agisco sui sintomi. E questo è tutto il concetto della società, tutto agisce sui sintomi, nulla agisce sulla causa. Ecco perché siamo una società cronicizzata, malata cronica. Perché poi apriamo il capitolo, che è un capitolo di responsabilità e di consapevolezza individuale, che parte da cosa mangiamo, a poi lo stato di salute che abbiamo e la famosa pillolina da cui dipendiamo tutti, anche se non è lo psicofarmaco, sì, sì. È la pillola per la pressione, è la pillola per il colesterolo, è la pillola per questo, è la pillola per quell'altro, e ovviamente lì le case farmaceutiche naturalmente sono contente. Case farmaceutiche che salutiamo sempre con affetto ogni volta che le nominiamo. Nella speranza che ci siano i blister gratuiti. Esatto. No, ricordiamo sempre ai nostri amici che ci ascoltano. Prendiamo una perché sono un po' permalose. Quindi quando dici case farmaceutiche, Armando, io lo dico anche, ormai ci si vuol bene anche in televisione, se ti capita, poi ricorda sempre che salutiamo con affetto, loro si rincuorano. Prendiamo una telefonata, abbiamo le linee aperte, è una chiacchierata veramente molto libera, come vedete, ma non a tema libero, perché stiamo ragionando sui processi, quelli un po' più profondi, quelli che la politica per l'appunto non intercetta e che noi in qualche modo dal nostro osservatorio ci sembra di cogliere, ma non vogliamo essere soli noi a pontificare, anzi, date una mano con le vostre telefonate allo 0266 20 35 29 oppure con gli sms al 346 64 277 56. Pronto? Pronto, sono Alba, buongiorno. Ciao Alba. Buongiorno. Ciao.
ascolta, io, cioè, io non riesco a capire perché non si possa tornare sti bambini, invece di dargli psicofarmaci, se non hanno voglia di studiare, non si può fargli continuare a studiare. Allora, una volta c'era l'apprendistato. Perché l'hanno tolto questo apprendistato? Hanno dovuto metterli ancora sti ragazzini dentro nelle fabbriche, darli prezzo come un operaio che faceva da 20 anni il proprio lavoro. Questo è stato un errore grandissimo dei sindacati. Grazie, è vero. Grazie, un attimo, Liliana. Poi devo dire un'altra cosa, no? Sì? Poi, insomma, sti ragazzi, è giusto. Il guaio è che dobbiamo andare per forza fino a 18, 19, 20 anni, dobbiamo avere proprio una laurea. Ormai i tecnici di oggi sono gli operai del domani. E certamente è proprio il senso di quello, insomma, che dicevamo prima. È così, vogliamo, per ci obbligano a studiare e non c'è lavoro. Insomma, bisogna intirizzare altri modi. Poi volevo dire un'altra cosa. Alba, fiume in piena, è ancora 7 secondi. ma caspita, cioè, se non le dico così, allora, questi musulmani che arrivano, questi, via, insomma, cambiamo i nostri argomento. Che arrivano, sì, no, da un altro posto, sì, no? A questo punto hanno tutti anche loro la laurea, è giusto, vogliono tutti i posti delle lauree, non si può. Devono adattarsi. Allora, chi non ha voglia di studiare, datele la mano d'opera. Grazie Alba, ecco, grazie, sai, mille. Allora, un po' di SMS anche, abbiamo chi fa notare che la scuola è sempre più nozionistica, ad esempio Francesco da Mapello, e viene spacciata per cultura, c'è una certa differenza. Poi abbiamo altri SMS, tra i più significativi sicuramente quello che ci manda un amico da Viggiù, che ci racconta che ha mandato suo figlio a Lugano in Svizzera alla scuola di panetteria e pasticceria. Lì fanno una settimana di lavoro e una settimana di scuola. Il primo anno veniva pagato 700 franchi, il secondo anno 800, il terzo anno 1000 franchi, che insomma sono comunque soldi, ed è uscito più che qualificato e molto preparato. Quindi non bisogna andare. E questa è l'alternanza, famosa alternanza scuola-lavoro, quella che ha cercato in qualche modo Renzi di far passare all'interno della riforma della buona scuola, ma è pura teoria in realtà. Perché non è assolutamente così. Questo concetto di scuola-lavoro, che è molto consolidato qui stiamo parlando di Svizzera, quindi in certi paesi del nord Europa, e funziona tantissimo, perché come diceva la signora di prima, Alba, la signora di prima, che diceva una cosa di assoluto buonsenso, no? È evidente che se tu mi costringi a contrattualizzare una persona che arriva nuova e costringi me, imprenditore o azienda, a dargli lo stesso stipendio che do a uno che magari sta lì da 20 anni, è chiaro che diventa infattibile. E devo dire che lì i sindacati hanno avuto effettivamente le loro responsabilità. Lorenzo. Ma a me interesserebbe porre più una domanda. Vai, porri. Ma ai nostri ascoltatori. Poni. Le persone che hanno un bambino piccolo o medio, comunque, dunque elementari e medie, cosa hanno trovato il primo giorno di scuola? Visto che si sta parlando di scuola, buona scuola, ci sono stati diversi problemi, bisogna vedere se sono reali, però, perché sui giornali sono tutti bravi a scrivere vaccate. Diciamola proprio così. Però ci sarà un nostro ascoltatore che avrà un bambino piccolo, due bambini piccoli, o una famiglia proprio di bambini, che avrà trovato un disagio oppure zero disagi. Raccontatecelo 0266 20 35 29. Ne prendiamo un'altra intanto di telefonata, chissà se magari non è direttamente un bambino. Pronto? Pronto, sono Michele da Monza. Ciao Michele, non sei un bambino. No, sono magari. Dentro magari. Sei un bambino di quanti anni, Michele? Di 59. Dai. Io ho un problema, che se non avessi lo specchio, che mi vedrei tutte le mattine, dentro sono sempre un bambino, però ho gli specchi. E di conseguenza mi rendo conto come era proprio così. Ma lo specchio. Poi parliamo specchio. Della simbologia, esatto, dello specchio dopo. Va bene, dopo ne parliamo, Michele. La mia domanda è, io non è che sono proprio un fautore delle scie chimiche, visto che parliamo di medicina, no? Però io stavolta mi faccio questa domanda e dico, ma come fanno al mese di settembre / ottobre a sapere che a dicembre ci sarà l'influenza che si chiama Filippina piuttosto che Mariuccia? Lei mi deve spiegare come fanno a sapere 2 mesi prima. Michele, perché ti poni queste domande? No, ma non ce l'hai Sky?
No, ma no, non è questo. Tu ti devi distrarre con tutte le cose che ti danno. Devi guardare X Factor, lo vedi, Michele? Io non lo so. Ma mi fai queste domande? Ma no, ma tu ti devi lasciar condizionare, amico mio. Ma io non lo so, sta gente. Ma lui cerca di ribellarsi, di farsi domande. Michele, basta. Cioè, io non lo so. Io sono. Scusa, io sono. Il classico Ulisse legato al palo, no? Sono di quelle corde talmente forti che quelle cagate lì non mi prendono proprio. Meglio essere legati al palo che per avere il palo stasera. Bravo, esatto. Va bene, Michele. Crediamoci, perché io voglio proprio dire questa cosa a chi sta ascoltando. Ma come fanno a sapere che ci sarà la malattia 3 mesi prima con quel nome? Questa è la mia domanda. Io non so perché ti fai queste domande, Michele. No, me le faccio perché... No, devi smettere. Abbiamo parlato di cause farmaceutiche. Ecco, bravo, che salutiamo con affetto. Grazie, Michele. No, questi si fanno queste domande, cioè io non lo so. Chiedersi perché. Ma perché? Perché? Esatto, scusa, ma guarda qualcosa. Accetta le cose per come sono. Così come ti hanno insegnato a scuola. Soldati, bisogna essere soldati. No, già soldati è già pensiero forte. No, perché loro ci vogliono soldati, bisogna essere trasgressivi, schiavi, e loro chi schiavi, loro chi sa, meglio serve lobotomizzato soldato, ma tipo lobotomizzato tipo automa, tipo sai gli aiutanti del cattivo nel film che sono sempre un po' tonti. Ecco, devi essere così, basta. Ricordati che poi prima o poi i tonti mettono poi in difficoltà il cattivo. No, te lo mettono anche da un'altra parte, però adesso in difficoltà. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono io? Sì, come ti chiami? Sono Antonio, ciao. Ciao. Ascolta, volevo solo sfatare un mito. Vai, quello che la signora che ha chiamato prima, che dice che i ragazzini di 16 anni prendono come quelli che sono da 20 anni in fabbrica. Ti posso garantire che non è così, perché da noi lavorano ragazzini di 17-18 anni e credimi, prendono 450 euro al mese. Perciò non crediamo a tutto. Dov'è quello che lavori tu? Io lavoro in provincia di Varese. Sono della provincia di Milano, ho dovuto venire a lavorare qui perché hanno chiuso, vabbè, per vicissitudini. Sì. Comunque ti garantisco che ci sono ragazzi che hanno l'età di mio figlio, io ho 50 anni, mio figlio è più vecchio, più vecchio di 2 anni, prendono 450 euro al mese facendo 8 ore di lavoro e sono costretti, ripeto, costretti agli straordinari. Perciò non crediamo a tutto, non crediamo a tutto quello che si sente. Ma anche a scuola suo figlio? Mio figlio va a scuola. No, quindi io, fa no, scuola, io lavoro? No, mio figlio va a scuola e studia e basta, per fortuna. Ho ancora la possibilità di farlo studiare. Quei ragazzi che invece sono in fabbrica con lei... Sono in fabbrica con me, dammi pure del tuo, sì, non c'è nessun problema. I ragazzi che sono in fabbrica con me, ci sono 3 o 4, io li chiamo ragazzini, anche se hanno... Quando avevo la loro età, io era già 2 anni che lavoravo, ma vedendoli adesso sono ragazzini. Mm-hmm. Prendono 450 euro al mese... con 8 ore di lavoro, perciò non vanno anche a scuola, quindi no, fanno proprio quello, fanno che settore è? Che settore è? Metalmeccanico. Perciò volevo solo dire questa cosa qui. Grazie. Non crediamo a tutto quello che si sente. No, ma noi non crediamo. Non sto parlando di voi, ci mancherebbe. In generale. Certo. Sì, allora, okay. Quello che rappresenta il nostro amico radioascoltatore è vero. Poi c'è tutta la contrattualizzazione dei metalmeccanici, che è già un settore particolare. Quello che probabilmente stava dicendo la signora prima e che poi abbiamo ripreso noi è il tema della famosa bottega artigiana, che ormai non esiste più, ma la piccola aziendina, la piccola impresa, la piccola realtà che si trova invece in difficoltà perché magari non ha il piano di contrattualizzazione così come può avere l'industria metalmeccanica e che chiaramente si vede richiedere un certo tipo di stipendio che non è in grado di dare, perché nel frattempo ti devo anche insegnare. Ti faccio un esempio: se io ho la bottega della falegnameria in provincia di Bergamo in Val Seriana e ho 3 dipendenti che ormai ho lì da tempo eccetera, io sono il signor falegname e voglio prendere Lorenzo che viene da me, e a Lorenzo non gli posso dare quello che do, certo, ai 3 falegnami che sono lì da 20 anni, però Lorenzo mi dice: quanto mi dai? Mi dai 450 e 500, però non ci vengo a lavorare per questa cifra, perché io automaticamente devo anche insegnargli a lui, certo, il mestiere. Ecco, è un po' questo che stavamo dicendo prima. Poi, per carità, adesso nel tema della contrattualizzazione della metalmeccanica, effettivamente è uno di quei contratti che è tra i meno, diciamo, parliamoci chiaro, tra i meno ricchi, tra i meno
Eppure tiene in piedi uno dei... Tiene in piedi un buon settore che ormai non è più il settore di una volta. Beh, però era il pilastro, eh? Era uno dei pilastri. Ormai purtroppo non lo è più, perché noi siamo in dismissione come paese a livello industriale, eh? Quello che succederà con l'Ilva, quello che è già successo con Ansaldo Breda e Ansaldo STS Trasporti. Quindi stiamo parlando di aziende che, tanto per capirci, sono quelle che fanno i treni. Quindi non è che stiamo parlando di aziendine che fanno la pizza e il mandolino, stiamo parlando di aziende super tecnologiche, cioè aziende che fanno i treni, che noi abbiamo ceduto ai giapponesi. Stiamo smontando pezzo per pezzo la nostra industria, sia pubblica che parapubblica, ma che anche spesso privata, perché poi vengono qui, 2 anni la prendono e poi delocalizzano, perché ovviamente il nostro, certo, sistema fiscale, il nostro sistema della burocrazia e delle infrastrutture non ci consente di poter essere competitivi a livello globale. Prendiamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Io sono Claudia, sono di Milano. Sentite, io vi do una mia testimonianza. Prego. Cioè, se vi parlo dei miei tempi, sono una signora, una donna che ha un bel mucchietto di anni. Io ai miei tempi, purtroppo c'era l'elementare, no? Sì. Quinta. Poi dopo però c'erano 2 possibilità. C'era la scuola dell'avviamento al lavoro e poi le commerciali. Cioè chi voleva imparare un mestiere e chi invece voleva farti i conti, e sono i commerciali. Ma appena noi, i genitori nostri, dicevano tutti: finita la scuola, feghi, impara un mestiere. Io sono milanese, non so se l'avete capito. Ad ogni modo, finita la scuola, feghi, impara un mestiere. Ma tutti cercavano di imparare un mestiere e eravamo giovani, certo. Eppure come si andava volentieri, come eravamo orgogliosi di essere già in grado di aiutare in casa oppure di imparare. Ma era diverso, ecco. Certo, era molto diverso, Claudio. Ci sembra quasi che tu ci stai raccontando una storia di secoli, un'altra epoca, di tanti anni fa. Eppure adesso tu dici che hai un mucchietto d'anni, ma non è che sono secoli, quindi eppure sembrano. Grazie, no, Claudia. No. Una testimonianza che era, e guarda, era, io adesso vi dico la verità, il mondo è cambiato, ma ci sono dei momenti che mi sembra di vivere in un altro mondo. E ci credo. Davvero. E ci credo, perché insomma, se fai 60, quello che racconta anni fa... Claudia, da certi ambienti dell'intelligenza e questi geni che pensano di guardare il futuro, di essere il futuro, eccetera, viene guardato con è tutto sbagliato. Ecco, viene guardato con una sorta di, no, come dire, poverini, questi vogliono ancora il mondo come era una volta, non capiscono, no, che il futuro va avanti. Adesso migliore su certi punti, c'è più istruzione, per carità, non discuto. Però c'erano i valori che da noi erano valori, cioè c'era tanto rispetto, non so, era, per carità, c'era anche da noi il lazzarone, non voleva lavorare, era un lazzarone, niente fa, ma era diverso, era molto molto diverso, ecco. Grazie Claudia, i valori erano valori, direi che è una frase che basta a se stessa. Sì, e poi è ovvio, attenzione, di tutto questo le giovani generazioni, attenzione, sono vittime, non scarichiamo sulle giovani generazioni delle responsabilità, perché le giovani generazioni sono il prodotto di quello che noi abbiamo voluto, della capacità o della non capacità che noi abbiamo messo in campo per poterli allevare in un certo modo. La cosa più curiosa però è che questo sistema educativo di oggi è frutto generazionalmente di quella generazione che avrebbe fatto 68, quindi quella che in teoria teorizzava appunto l'espressione dell'individuo e tutto quanto. È lì che è il momento in cui l'individuo assurge a, diciamo, soggetto sia della filosofia occidentale, insomma è il momento vietato vietare, eccetera eccetera, un eccesso addirittura, ormai è superata anche, ok, quella. Un eccesso sicuramente, però è un eccesso il fatto che poi siamo ripiombati nel medioevo, ma ormai è superata anche quella, perché io ho una figlia di 21 anni e io non ho fatto il 78, non ero neanche il 68, non ero neanche nato, per cui è cambiato anche proprio l'atteggiamento.
diciamo che noi come genitori, come classe di genitori, siamo stati fortemente condizionati dai moti di progresso della società. La famosa questione telefonino non telefonino, internet non internet, iPad non iPad, cioè stare al passo con i tempi oppure no, e a costo di essere emarginati, lo dicevamo prima, perché ciò che fa più paura è l'esclusione dal gruppo. E quindi se tu sei a scuola, dove tutti i tuoi compagni, o la maggior parte di questi, le famiglie hanno deciso di darti un cellulare in mano, e se tu come famiglia dici no, io il cellulare non te lo do, metti il figlio nella condizione di comunque subire una certa marginalizzazione. E questo è una forzatura che arriva dalla società, da nuovi mezzi che le famiglie hanno avuto a disposizione, anche l'assenza delle famiglie, perché poi è cambiata la società nella misura in cui le mamme lavorano, i genitori sono sempre fuori, i nonni fanno, e meno male che ci sono, perché fanno da in qualche modo calmieratore sociale, cuscinetto sociale, perché accudiscono i ragazzi, e quindi tante cose sono cambiate nella direzione di una società sempre più cyborg, no? Sempre più cibernetica, sempre più in rete piuttosto che in rapporto, in relazione. Prendiamo le due telefonate ancora. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Mi chiamo Luca. Eccoti, Luca. Io all'età di 20 anni avevo una fidanzata praticamente che faceva l'avvocatura, andava a fare questo speech di stage ovviamente gratuito, lei era di Venezuela Superiore, andava di fino a Cadorna a Milano a spese sue ogni giorno e non veniva retribuita per nulla, proprio non prendeva soldi, lei andava a tribunale, praticamente lavorava, svolgeva parti, sì, faceva quello che i giudici fondamentalmente non avevano voglia di fare, la bassa manovalanza, come la si vuol chiamare. Per quello che dico, che quando si parla di avviamento lavoro, buona scuola, mi viene da ridere, perché a oggi, io avendo una figlia che fa la seconda superiore, cosa succede? A settembre sono iniziate le scuole, è già la quarta settimana quasi, e ancora salta delle ore per il semplice fatto che a oggi l'avviamento alla scuola di mia figlia non ha la possibilità di essere fatto perché mancano dei professori. Io quando sento persone che parlano ancora di buona scuola, avviamento al lavoro, personalmente mi viene da ridere, perché se noi vogliamo entrare in Europa con l'idea dell'italiano medio non ce la faremo mai, perché abbiamo tutto un altro stile di vita, tutta un'altra mentalità e tutto un altro discorso per quello che riguarda, che diceva anche la signora, manifatturiero. Non puoi pensare di essere italiano ed entrare a lavorare in una ditta, perché la politica ci ha spinto a non averti ditte. Vai a lavorare in un supermercato, quindi ti danno anche la scuola per andare a lavorare nel supermercato. È un discorso troppo lungo, però ripeto, la buona scuola in Italia, secondo me, un modesto parere, non può esistere. Grazie Luca, in sintesi secondo me però i temi principali che volevi portare sei riuscito a portarli. Prendiamo un'altra telefonata però. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Ciao, ascolta, io volevo fare una telefonata un po' più leggera se possibile, perché mi riferivo alla telefonata del signore che non riusciva a capire come mai l'influenza ha sempre questi nomi tipo Filippina, Asiatica, sì, e queste cose. Allora, la faccenda è questa: i paesi al di sotto dell'equatore, quando noi siamo in estate, loro sono in inverno, allora l'influenza si sta sviluppando prima da loro e dopo da noi, è per quello che poi qui si riescono a fare i vaccini per l'influenza quando arriva, perché c'è già l'esperienza avuta 6 mesi prima da questi paesi. Quello che mi chiedo io è l'anno dopo, quando l'influenza riarriva alle Filippine o in Cina, se la chiameranno italiana o la chiameranno napoletana. Lo chiederemo, però vedi che il mondo come è connesso, lo starnuto di un cinese diventa l'influenza dalle nostre parti. Intanto noi stiamo veleggiando verso una breve pausa pubblicitaria che ci traghetterà poi all'ultima parte di questo Rebelot che con Armando Siri, insomma, stiamo portando avanti su più temi, anche se più che altro si torna sempre lì, ai banchi di scuola. È il grande archetipo degli italiani la scuola? Beh sì, da cui non escono più. Assolutamente, assolutamente lo è. Molto più di altri, molto più di altri. Molto più del pallone. Molto più anche del pallone, sì. E quindi anche capire questa dinamica ci aiuterà, e magari dopo lo faremo, dopo la pubblicità. Per fortuna, voglio dire. Beh, a tratti, perché poi ti mettono il governo dei professori e te sta bene, perché sono i professori. E certo, questo sì. Però è vero anche, che però i professori non li eleggi. Certo, infatti. Non li eleggi. Certo. Elezione dei professori, questa come ti pare? Zero voti, zero esatto. Voti. Allora, pausa pubblicitaria, poi torniamo con proposte come il Senato dei bambini e l'elezione dei professori. Radio Pazzia. Gli sueni.
E siamo di nuovo in diretta, come nelle migliori tradizioni, qui su Radio Padania Libera. Siamo ancora anche in video, io ve lo dico, se volete potete andare sul sito di Radio Padania e vederci. C'è qualcuno che resiste. Sì, uno che resiste. Esatto, altre è stata altalenante, cioè a un certo punto due è aumentato, noi non ve ne abbiamo dato conto, però ogni tanto l'occhio ci cadeva, aumentava, ci vedevano, dicevano vabbè, non sposo nessuno dei tre, esatto. E poi tornavano o a sentirci oppure a fare altro, noi vi capiamo. Invece ce n'è uno fedelissimo che adesso... Ma non è che è la regia per caso? Non lo so, non credo. Penso che mi piace pensare che sia uno... Se fosse Vincenzo dice vabbè, uno che ci uno vuole almeno vedere. Voglio no, uno che ci vuole vedere per davvero, che ci vuole bene. Esatto. Allora, stiamo facendo questa chiacchierata tutto tondo, stiamo parlando di scuola e ripeto, non come un'isola a sé stante, perché anche questo è un po' un problema, no Armando? Che gli argomenti sembrano un pianeta a sé stante, quindi parliamo di scuola e smettiamo di parlare, che ne so, di missioni internazionali. Perché noi viviamo nell'emergenza, cioè la politica così come i media vivono solo in emergenza, e infatti lo vedete da come si sviluppano le notizie. Cioè le notizie è: succede il fatto di cronaca, non so, all'Uccise, per 10 giorni si parla, poi improvvisamente non se ne parla più, come se non esistesse più quel problema, che invece continua ad esistere. Piuttosto che scoppia il caldo, allora per una settimana le immagini caldo, di quelli caldo. Che vanno alla fontana, il caldo, eccetera, eccetera. Poi come se non esistesse. È sempre così, si vive in emergenza. La scuola se ne parla solo quando anche questa vive un'emergenza, vuoi perché ci sono i precari, vuoi perché c'è il problema del preside che gli è crollata la scuola che avevano progettato male, eccetera, eccetera. Però non ci si prende mai l'opportunità, e questo appunto la politica non lo fa, di progettare e di avere una visione di futuro. Per fare questo bisognerebbe non vivere nell'emergenza, bisognerebbe anche prendersi un po' di tregua rispetto al consenso. La politica insegue il bisogno, come abbiamo detto, che è un bisogno immediato, e invece la politica dovrebbe indirizzare un popolo, una società, una civiltà verso il domani, programmandone l'oggi, il presente, utilizzando il buono del passato, cercando di metterlo a frutto rispetto al presente e portarlo nel futuro. Invece le cose arrivano in modo tranchant, cioè si tranciano delle cose e si parte da zero, dal punto X, e senza sapere nulla poi di quello che avverrà, perché non c'è progettualità, non c'è neanche esperienza, quindi non c'è l'esperienza precedente, non c'è la progettualità, e quindi si vive così in una continua emergenza, e anche la scuola vive in una continua emergenza. Abbiamo il tema dei programmi, per dire, no? Quanto si è discusso sul fatto che non si riesce a finire di studiare neanche la Seconda Guerra Mondiale. Mia figlia mi diceva l'altro giorno, parlava, dice no, perché devo portare l'esame di storia contemporanea. Dico, ah bello, storia contemporanea, no? Immaginavo storia contemporanea. Novecento. No, ma immaginavo storia contemporanea, cioè proprio anche... Dice no, perché arriviamo, diciamo, storia contemporanea. Dico, beh, allora... No, dice massimo la prima guerra mondiale. La prima. E questa è contemporanea. Esatto. Cioè, perché contemporanea vorrebbe dire contemporanea. Esatto. No, vuol dire contemporanea, cioè quello che io contemporaneamente sto in qualche modo vivendo, perché ho vissuto il passato, al massimo la generazione o due generazioni prima. Invece non si arriva neanche a concludere la Seconda Guerra Mondiale. E questo secondo me però è anche vizio di un problema cronologico che ha la scuola italiana, che pretende di partire dall'uomo di Neanderthal e arrivare a internet in 5 anni. È impossibile, dimenticandosi dell'educazione civica. Esatto, peraltro, per cui tu arrivi lì, un sacco di cose, non le caverne, come funzionava la società ai tempi degli uomini delle caverne. Siamo, però non campioni. Sai come funziona oggi la società, tant'è che la maggior parte dei cittadini e il cittadino medio non conosce come funzionano le istituzioni dello Stato, come funziona e come è regolata la società. Quindi guardate che questo, dici, ma a me che me ne frega, perché lo dovrei sapere? Beh, lo devi sapere perché comunque tu sei l'azionista, no? Tu cittadino sei l'azionista, sei quello che poi decidi gli amministratori delegati, decidi le responsabilità, i direttori generali, e decidi poi le sorti della tua vita. Perché se ti trovi bene in una sanità o non ti trovi bene, parliamo di cose molto spicce, no? Adesso Renzi ha fatto l'elenco degli esami che dovremmo poi pagare. Beh, quella è conseguenza delle tue scelte, quindi non è che ti puoi lamentare poi. Invece il vizio è quello di lamentarsi e ci dimentichiamo che poi la politica non è altro che il nostro specchio, quello
che spesso dicevamo rispetto alla legge dello specchio, e lì c'è riflesso quello che un po' in parte sei anche tu. Se non cambi tu, non può cambiare fuori. E come fa a cambiare se tu non ti dai un po' di tempo per documentarti sulle cose? Perché anche il voto, andare a votare, andare a scegliere, cosa che ultimamente non è tra le priorità degli italiani, invece lo è stata in passato, pur in presenza di un'ignoranza più diffusa, se vogliamo. Certo. No? Perché negli anni 50-60 probabilmente il grado di istruzione era anche inferiore rispetto a questo, ma il grado di partecipazione al voto era molto più alto. Adesso invece abbiamo un grado di istruzione più alto e un grado di partecipazione alla politica molto più basso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le persone hanno detto: mi basta ormai sapere delle cose per cavarmela nella vita, che tanto la politica è solo, no, è solo un appendice. E invece la politica continua bene o male a gestire le sorti della nostra società, della nostra vita, perché le scelte vengono fatte lì. Oggi cambia, oggi togliamo il Senato di mezzo, domani toglieremo un'altra cosa, poi togliamo gli esami, poi una cosa, poi via l'altra, e poi ci troviamo una società e diciamo: come è successo tutto questo? È successo perché probabilmente tu eri distratto nelle tue cose, un po' la Razzi, no? Fatti li cacchi tu e pensa alla pensione tua. Viene in mente la lapidazione mediatica che sta subendo la neoeletta Miss Italia, cioè va bene. Beh, non dai. È per favore. Non ti ma come fai a stupirti? Questa a 18 anni ha una vaghissima idea della seconda guerra mondiale. Sì, ma non puoi dire così. È il prodotto preciso? No. Sì, di quello. No. Sì, vedi lo specchio? Si fa fatica a dire questo è il prodotto no, preciso. No, ma io mi vergogno. Sì, cioè, sì. Io mi vergogno. Ma è lo specchio. Però non lo è specchio, che questa è un caso eccezionale, che è una ignorante. No, 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 questo no. È lo specchio preciso di un sistema educativo. Sì, 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 sì. E forse nemmeno il peggiore. Quello ok. E appena vediamo l'immagine ci scandalizziamo e diciamo: ma quello lì non sono io. Esatto, come ignorante. E invece sono io, sono anche io. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sì, Dario dal Veneto. Ciao Dario. Ecco, a proposito di buona scuola, io ho un amico che oltre ad essere professore di filosofia è preside di una scuola privata. Sì. Lui ha 550 alunni, però è preside solo di medie e liceo, non dell'elementare, perché l'elementare è una direttrice a parte. Parlando così, no, gli chiedevo come andava così, e lui mi ha detto: ma va anche bene. E a proposito di risultati della scuola, siccome l'unico metro di paragone erano le prove invalsi, mi diceva che il Veneto ha una media, è in una posizione medio-alta rispetto alla media nazionale con queste prove, no? La sua scuola era in una posizione medio-alta rispetto al Veneto, sì, addirittura con delle eccellenze. Allora io gli ho chiesto come si fa ad arrivare a questo risultato, no? E lui dice che la cosa fondamentale è che il corpo insegnanti sia coeso e che l'unico scopo che hanno tutti gli insegnanti sia che l'alunno impari. Allora, cosa vuol dire questo? Che se un bambino o un ragazzo è un genio in matematica, il professore di matematica eviterà di caricarlo di compiti come gli altri e avrà più tempo di seguire, di studiare altre materie in cui è meno portato. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che l'insegnante di matematica non deve aspettare questo perché si adegua agli altri, ma può andare avanti più velocemente con tutti i programmi. Cioè, questo è il grande tema della scuola dai tempi di Lettera alla professoressa. Esatto. Di Milano, allora, no? Alla fine di tutti i discorsi, no? Io gli ho chiesto: ma che cosa, cioè, che costi ha? Che senso ha? No, che costi ha? Sì. Allora mi dice: tra retta e iscrizione costa circa 3.600 euro all'anno. E lui però dice: io mi stupisco di qualcuno che viene, chiede e dice: non me la posso permettere, quando uno studente di scuola pubblica costa allo Stato 8.000 euro all'anno. Allora la domanda fondamentale è: qual è la scuola che non ci possiamo permettere? Quella da 3.600 euro privata o quella da 8.000 a alunno statale? Grazie mille, questa è una domanda che con la cattiveria che solo la matematica sa avere, insomma, ci pone davanti a una contraddizione, no? Ci pone di fronte a... Io
per mia formazione sono dell'idea che la scuola deve essere pubblica. Sì, la scuola anch'io, deve però pubblica e queste deve cifre essere, sono... Certo, ma lo dicevo prima anche riguardo all'università, 70.000 euro che ci costa ogni studente universitario, nonostante poi il pagamento di quello che tocca la parte pro quota ogni studente, poi lo Stato ci mette il resto. Però sarebbe un investimento importante e fondamentale se fossimo capaci di erogare un modello educativo che poi possa essere messo effettivamente a frutto. Ora, noi dobbiamo partire da un punto. Non è vero come è stato passato il concetto della resistenza, della guerra, delle cose, della democrazia, che siamo tutti uguali. Siamo tutti diversi. Siamo tutti diversi. Lo Stato deve essere uguale per ciascuno, ma noi siamo tutti diversi. Allora anche la scuola deve fare i conti con questo, e la valorizzazione dei talenti e delle diversità passa dalla capacità dell'educatore di saper gestirle queste. Invece oggi non l'educatore, ma appunto torniamo all'insegnante, ha un suo programma, un suo protocollo che deve valere per tutti, perché è così che funziona la società. Io devo produrre qualcosa che sia uguale per tutti, ed è questa la grande contraddizione, perché non è possibile tutto questo, ed è quello che crea la nevrotizzazione. Cioè la nevrotizzazione che cos'è? È l'adattamento a qualcosa che tu non sei, per cui tu arrivi nella società, e dov'è che ci arriva il bambino nella società? Esce dalla famiglia, entra nella scuola, e lì è il suo primo ingresso in società. In quell'ingresso in società lui si accorge, il bambino si accorge che non può essere se stesso. Perché? Perché gli è richiesto di essere come lo standard vuole, e allora lì inizia il processo di nevrotizzazione. Di fatto è il limite della scuola, perché la scuola, come ho detto prima, non è lì per dire benissimo, buongiorno, tu chi sei? Tu sei tu, benissimo, vediamo qual è il tuo talento, qual è la tua predisposizione, e facciamo in modo che tu la possa coltivare affinché poi quando sarai grande nella società potrai essere un uomo soddisfatto, una donna soddisfatta, e ci guadagniamo tutti. E potremmo guadagnarcene tutti. No, tu sei qui per adattarti a quello che è lo standard che noi diciamo che è, e questo è il grande dramma. Prendiamo le ultime due telefonate di questa nostra chiacchierata rebelottona. Pronto? Pronto, ciao a tutti. Come sono, ti chiami? Piero da Torino. Ciao Piero. A proposito della buona scuola, io a 11 anni sono vecchiotto, a 11 anni sono andato a lavorare perché non avevo di studiare, però poi c'era a Torino una scuola privata fatta dai benefattori, dove si faceva tutte le domeniche mattina dalle 8 e mezza alle 5 di sera, prima la Santa Messa, poi ci faceva studiare, e abbiamo fatto algebra, trigonometria, queste cose qui, senza lasciarci un diploma. Poi devo studiare, allora ho fatto le famose 150 ore per avere il diploma di terza media. Sì. E lì mi ricordo nel 70, tra i vari corsi di italiano c'era 200 fotocopie del libro, di cui 50 dalla preistoria ai giorni nostri, al fascismo. Sì. E 150 dal fascismo ai giorni nostri, cioè hanno condensato 4, 5, 10 mila anni in 50 pagine, e poi 25-30 anni li hanno messi lì. Questi arrivano già dalla, per avere la licenziamento, arrivano già dal ministero queste cose. Sì, beh, ecco, non è una scelta prima, non è una scelta poi prima di un vostro parente, della ragazza che ha avuto questo, che cioè è condensata la come si chiama, i tempi attuali, sì. No? Questi sono i programmi che purtroppo fanno da Roma politicizzati. Grazie mille Piero, forse è meglio così, però insomma fare 150 pagine sul 950 dal 900 indietro, se proprio uno deve scegliere. Ma guarda, io penso sempre questo, io penso che anche il tema dei programmi dipenda anche dalla disponibilità e dalla capacità dell'educatore, cioè del docente. Perché quanti abbiamo sentito che ci hanno detto: io ho avuto la fortuna di avere un docente di storia, di filosofia, di letteratura, che mi ha fatto amare la materia. Sì, fa la differenza. E quanti invece hanno detto che a me sarebbe anche piaciuta, ma così come me l'hanno propinata mi ha veramente fatto passare la voglia. E tanto abbiamo trovato quelli che poi dopo l'esperienza
scolastica sono, invece si sono innamorati, hanno approfondito e hanno, sono riusciti ad avere un approfondimento che durante la scuola non hanno avuto, perché la qualità dell'insegnamento, la qualità educativa è fondamentale. Cosa sta investendo lo Stato nell'adeguamento del personale scolastico e come lo sta facendo? Prendiamo l'ultima telefonata piuttosto che cercare di dare una risposta a questa domanda. Pronto? È pronto, ciao, sono Alessandro da Genova. Ciao Alessandro. Io esco un attimo fuori tema. Vai, vai dove vuoi. Sul discorso della partecipazione, diciamo, dei cittadini, soprattutto delle nuovi giovani allo Stato, che è praticamente assente. Io ho notato questo, non so se l'avete notato anche voi. Dal momento in cui è mancata la obbligatorietà di leva, sono calate anche tutta una serie di attenzioni nei confronti dello Stato. Cioè, in questo momento io vedo che molti giovani sono disorientati, non sanno neanche cosa è lo Stato, nel senso che non sanno neanche la nazione, e quindi di conseguenza vivono una loro identità oltre con le problematiche familiari, che non c'è niente intorno a sé, e quindi la mancanza anche di un obbligo li mette in una condizione di non avere quasi dei doveri. Per dire, questo è il mio pensiero. Grazie mille Alessandro, sicuramente prego. Una teoria molto forte la tua, che apre molti temi che richiederebbero ognuno mezz'ora, no? Per il tema dei doveri mezz'ora almeno, il tema dello Stato anche due ore e mezza, perché noi colleghiamo i doveri agli obblighi, cioè non è vero che il dovere è sempre un obbligo. Cioè il dovere dovrebbe essere qualcosa che mi mette nella condizione di anche di soddisfacimento. Il dovere è un vincolo interno, cioè è qualcosa che arriva, sento che è un dovere. Cioè il dovere lo devo sentire io, invece fa piacere. Esatto, invece viene collegato all'obbligo, e sono due cose davvero completamente diverse, E quindi altro che due ore, qui sei ore, perché se già da dovere a obbligo dobbiamo fare una distinzione, sì. Quindi Alessandro, non averne a male, ma faremo un'altra chiacchierata a 360 gradi di un giovedì con Armando Siri, te la promettiamo, e magari partiamo proprio da qua, perché no? Perché no? Allora io qui perché sto ricamando due minuti? Perché ho da fare, sono anche un po', come si dice, imbarazzato, perché è la mia pubblicità sulle cose che abbiamo organizzato noi a Varese, quindi cioè sono il salumiere che dice di andare alla sua salumeria. No, ma scherzi a parte, prima di tutto vi dico che domani non c'è Rebelot, c'è Alessandro Morelli, mi sostituisce, perché Rebelot è live a Varese dalle 18 con Gilberto Neto nella sede della Lega di Piazza Podestà 1, che è la sede storica della Lega Varese, insomma chi è passato mai dalla città giardino sa bene di cosa sto parlando. Sabato invece c'è una conferenza con Giulietto Chiesa e Mauro Della Porta Raffo, sono il principale russologo e il principale americanologo d'Italia, entrambi almeno a livello di divulgazione, al Caffè Socrate in Piazza Montegrappa, quindi non mancate neanche sabato. Poi domenica invece c'è Magdi Cristiano Allam, sempre a Varese in Piazza Montegrappa, Sala Campiotti alle 17:30. Poi alle ore 18 c'è Stefano Chiodaroli, che è un comico di Zelig, c'è il risotto in piazza per tutti, quindi cerchiamo di prendervi anche per la gola, e poi chiude tutta questa tre giorni Matteo Salvini alle 19 domenica a Varese in piazza Montegrappa. Mi raccomando, non lasciatemi da solo, sappiate che io ho un'ansia pazzesca, perché essendo insomma tra gli organizzatori di questa roba sto vivendo giornate di incubo, quindi venite anche solo per questo. Se non sono riuscito a farvi venire con il programma, venite così per empatia, per quello. Esatto, oppure per conoscermi se ancora non mi conoscete. La ricetta del risotto è tua, mi hanno detto. No, abbiamo fortunatamente esternalizzato la cosa. Non cucini, non sarete, non sarete affatto avvelenati. Ah, okay. No, se no non viene nessuno. Se dici che sono io il che il criceto viene. Il criceto no, sta a casa, presidia a casa. Presidia a casa, col cartello. Esatto, lui presidia, poi queste cose insomma non è che gli piace tanto. No, infatti secondo me non è tanto leghista il tuo criceto. Ma no, tu devi smettere di cercare di capire chi più leghista di non mettere zizzania tra lui e il criceto, esatto. Lasciali vivere nella loro, esatto. Nella loro lui ha diciamo è dinamica, è un piccolo domestico. Imprenditore lui, tutta la carta che c'è la trova, la mette dentro nella lui sua lui è un cittadino modello, esatto, gira sì. Sulla ruota, giusto? No, in realtà lui ha una sua zona dove girare, diciamo. Ah, non gli hai messo la ruota? Ha la ruota. Ma quella è la palestra, poi in realtà lui ha il suo tappetone dove fa dei quindi giri, ogni tanto scende dalla ruota, ogni tanto è più sì, disobbediente dei cittadini. Beh sì, basta vai poco. In
riunione. Basta poco, ma lui mi comanda a bacchetta. Cioè, appena entro in casa, lui tocca la gabbietta col muso, che vuol dire adesso mi tiri fuori. Ah, ecco. E subito io devo, prima di togliere la giacca, devo occuparmi dell'ottimo Richard. Chissà se ha una radio, magari ci sta ascoltando. Lo sta dicendo anche oggi in giro. E va bene, tu ce l'hai l'animale domestico? Certo che ce l'ho. Cos'è? C'è il gatto. Il gatto. La gatta. La gatta che cosa, chissà cosa pensa di te? Diciamo. No, guarda, preoccupatissima. Di me non può pensare proprio niente, perché ho tutto quella gatta. C'è il cuscino, perché poverina c'ha problemi al collo. Secondo allora me. Deve avere il cuscino più tutto. Vedi com'è? Vedi com'è? Ha tutto. Secondo me su Radio Gatto in questo momento c'è la tua gatta che sta spiegando che insomma questo suo Lorenzo gli dà preoccupazioni, non lo capisce sto oggi ti dicono hai tutto, di cosa ti vuoi lamentare? Ti vuoi lamentare? E sentivo una bellissima intervista stranamente nella televisione di Stato a un famoso medico che parlando di, insomma, di salute e tutto questo dice la medicina più grande, scusate se lo dico, no? Dice l'amore, l'affetto, no? Che è qualcosa che questa società ha completamente derubricato, per cui è tutto succedaneo all'incapacità, poi, perché ci chiede, no? Molto impegno, di creare quell'affettività necessaria allo star bene, per cui tutto il resto è tutto succedaneo, è tutto un'alternativa. Ed è la società che viviamo, che viviamo, non è che... di fatto, no? Perché ti ho comprato questo, c'hai quell'altro, di cosa ti lamenti, stai bene, c'hai qui, c'hai là, poi alla fine invece siamo tutti soli. E questa è un po' la storia, ma ci siamo noi che vi teniamo compagnia, dai. Per fortuna. Che siamo... domani vedi, tradisci le persone che stanno sempre ad ascoltarti. Scusa, domani è live, cioè venite proprio a Varese, c'è Gilberto Neto di persona, parliamo di indipendentismo. Quindi ci sono anche quelli del collettivo Avanti che sono più indipendentisti degli indipendentisti della Lega, e quindi faremo una sorta di secessione individuale domani, trasformeremo una locale della sede di Varese in Repubblica per qualche ora. E quindi venite live, meglio di così. Mamma mia, non sono invitato anch'io. Sì, sei invitato anche tu. Per una volta non parlo dall'elettrodomestico. Che poi l'indipendentismo, anche questo è un fatto interiore, no? Prima di tutto sì. Probabilmente infatti, anche il tuo cricetino è un indipendente. Ma lui è un indipendente. Ma non si occupa tanto di politica, vedo. No. Adesso, poi non ne abbiamo mai parlato perché abbiamo insomma argomenti diversi. Due linguaggi diversi. Sì, insomma, cioè lui piace che gli metto dei tunnel dove lui passa, questa gioia del tunnel, del coso, del rotolo della carta igienica. Insomma, è una vita diversa quella del... Il cricetese non è una lingua semplicissima. Cioè, anche il rumorese che parla questa società non esatto. È una lingua facile. Esatto, ogni tanto mi dice, questo qui è mio, quando prende delle cose. Io dico, grazie, sì, te l'ho messo io, però altre frasi non riesco a coglierle. Comunque, gente che parla coi cricete, gente che vuole le indipendenze varie e gente che soprattutto domani viene, mi raccomando, tanta gente. Gilberto Neto, fate esplodere la sedia, ora 18 a Varese. Non ti abbiamo chiesto, Armando, ma tu ce l'hai un animale domestico? Io no. Non l'hai mai avuto? Non ce l'ho, l'ho avuto, come no. Sempre avuto. Come si chiamava? Un cane. Diversi cani. Quello del cuore. Quello del cuore si chiamava Diana. Diana ed era? Ed era un meticcio. Meticcio, sì, un incrocio, non so bene tra che cosa, però un simil barbone con non so che cosa. Ma non ho mai avuto cani di razza. Questo, però comunque c'era Diana e ancora Diana. Insomma, Diana che lotta insieme a noi da qualche parte. Che lotta insieme a noi, sì, da, sì, qualche, sì, parte. Grazie Diana. Allora, tra poco le news con Giuliana Bortolozzo, poi arriva Pierluigi Pellegrini, il punto politico, il punto e basta, e dopodiché c'è il palinsesto della noce di Radio Padania Libera, quindi non andate via, e ripeto, domani alle 18 a Varese, se no, se volete sentire Radio Padania Libera, c'è l'ottimo direttore Morelli, quindi il buco è ampiamente colmato. Sempre. A lunedì per chi non viene... A Varese, quindi pochissimi, perché so che stanno già organizzando macchinate da i pullman, cioè Walter da Mestre, io ti voglio vedere ad esempio presente, mi raccomando. Buona serata a tutti, ciao, ciao.